Leggevo su un giornale una frase che mi ha molto colpito. I consumatori prelevano al bancomat il denaro con il quale effettuano un acquisto in un negozio e non legge il POS. Questo è un dato da non sottovalutare, ci sono molte domande da chiedersi, non da ultimo i costi del servizio che molte volte spaventano, c'è tutto un acceso dibattito in Europa sui costi del servizio, sulle carte di credito, che evidentemente investe anche questi nuovi sistemi di pagamento, su chi devono ricadere, come devono essere gestiti, se l'Europa può intervenire per stabilire dei limiti massimi o minimi. Insomma, è un tema che interessa a me. L'altro fattore è un fattore di tipo normativo e di garanzie. Oggi il livello di sfiducia dei consumatori viene determinato anche da un timore, che è quello che purtroppo i sistemi di pagamento siano poco sicuri. Le truffe evidentemente fanno la loro parte, ma anche l'incapacità di alcune aziende, di alcuni gestori, di saper gestire in modo sicuro e protetto i dati dei propri clienti. Poi sarebbe aggiunta anche quella dei contratti a distanza, ma insomma queste erano proprio eccezioni, perché il sistema
reale erano quegli articoli sostanzialmente del codice civile,